Si sono svolti questa mattina presso la chiesa di San Rocco a Ravenna i funerali di Riccardo Gamberini, il pilota 65enne che ha perso la vita nell'incidente aereo avvenuto lo scorso 14 maggio nei pressi dell'aeroporto La Spreta. Gamberini, che lascia una moglie e una figlia, quel tragico giorno si trovava insieme al pilota 53enne Valerio Antonucci, anche lui deceduto nell'incidente, a bordo di un Pilatus PC6 per un normale addestramento, quando il mezzo è precipitato al suolo prendendo fuoco. Purtroppo all'arrivo dei soccorsi per i due piloti non c'era ormai nulla da fare. Saranno ora gli inquirenti a stabilire cosa è successo quella tragica mattina a bordo del mezzo.